Ciao ragazzi, benvenuti a Un crimine al giorno per il 17 marzo. La satira, insomma, me lo fa nominare come un atto di sushi al contrario, ma siamo all'interno veramente altro che di una fiaba oscura, una fiaba orrorifica se non fosse effettivamente la realtà del 17 marzo. Del 1984 siamo sulla nave greca Garifaglia nell'Oceano Indiano a 8 miglia dalla costa somala, attorno al primo pomeriggio, attorno alle 14. Una volta scoperti 8 clandestini sulla propria nave, il capitano Plizanopoulos, di anni 43, insieme al Nostromo, il cuoco e almeno un marinaio della ciurma, decisero di scaricare gli 8 ragazzi direttamente nelle acque calde dell'Oceano Indiano, piene di squali tigre e di altre specie, e la morte fu veramente una delle morti più terrificanti che si possano immaginare, una morte fra aggressioni, morsi e poi annegamento, insomma, da parte di un branco di branchi di squali davanti alle coste somale. Il movente venne definito, si tentò insomma di definirlo in sede di difesa di Antonis Plizanopoulos come follia, ma probabilmente un atto di estremo autoritarismo per la punizione per la presenza clandestina a bordo. Fu processato a tutti gli effetti dalla giustizia greca il capitano della nave, così come furono processati gli altri, chiamiamoli congiurati in questo atto. Ma soltanto lui venne condannato a 10 anni e 10 mesi di reclusione, mentre la responsabilità di gruppo degli altri non venne presa in considerazione, probabilmente anche a seguito di quelle che sono le norme marinaresche. Il risultato di un atto che veramente ha generato un qualcosa da horror cinematografico al quale non si potrebbe credere se non fosse davvero successo. 17 marzo 1984, quello che ho chiamato con un po' di satira il sushi al contrario, qualcosa veramente di impensabile per un crimine al giorno. 17 marzo, ci vediamo come al solito domani con il Teo Crack Apart su Crack Apart YouTube per la prossima pillola di True Crime.